bene. Dopo, diciamo, dei pezzi di design, però hanno, dopo 50 anni scade il brevetto del disegno e quindi qualsiasi azienda lo può produrre ed è un pezzo, diciamo, originale, No, però non secondo me quella non ha 50 anni. è taroccato. No, anche secondo me. Perché sennò Ne 50 avrà anni fa 20, sarebbe. 30, Sì, secondo sì. me, qualcosa di questo Sì, perché genere. alla fine è come la lampada mia, quella che ho a Sì, casa, quella è degli con anni i castiglioni. Che del ancora non ci 70, arrivate, quindi non infatti, c'è ancora non la. Infatti non si Allora, qui trova. poi possiamo scegliere, ci sono un po' di bustine, scegli, ci provo a Ma che bello lo smalto, vedi, guardare. Hai visto? che meraviglia, Ah, questa questa non è l'avevo ancora vista. carina. Sì, è da un po' che sto facendo questa cosa che è shellac, non so se l'hai sentito. Sì, l'ho sentito parlare, ma non lo conosco molto, È devo dirti. uno smalto che dura però un bel po' di tempo, nel senso che dura sulle 3 settimane, poi dipende anche da te, quanto ti cresce l'unghia, se vuoi, perché Quanto dopo un lunga po', la cioè non si vuoi? rovina, e, cioè nel senso che non si sbecca, almeno io sto, cioè, sto abbastanza attenta anche nei lavori di casa, così però comunque non si rovina. Il problema è che crescendoti l'unghia magari si vede la differenza, ti può piacere o meno, Sì, decidi tu. può fare un po' archiria il coso. Alla fine però si sì, rimangono, e l'ho fatto ormai boh, 10 giorni fa, no, una settimana fa, e Caspita. quindi stavolta è proprio bello. E poi sì, rimane bello lucente perché c'è un trucco che adesso vi faccio vedere. Fammi vedere perché ne ho assolutamente bisogno, questo smalto l'ho dato 2 giorni fa ed è già Praticamente questo ha usato. consigliato l'estetista, si chiama Solar Oil. Ed è un olio che ti dai qui intorno, dove ci sono le pellicine, e sull'unghia, e poi dopo te lo massaggi proprio con un olio e ti nutre un sacco, cioè proprio è idratante all'ennesima potenza e quindi aiuta un sacco a tenere tutto morbido tutto intorno, ma anche proprio lo smalto Ad essere a più essersi lucido. lucido e a mantenersi insomma, nel tempo. Posso Idratato. Sì, provarlo? ci mancherebbe, figurati. Grazie. Questo te lo tieni in borsetta e poi te lo puoi dare, cioè, quando vuoi, in ufficio, durante il Quello giorno, tra l'altro fai piccolino prestissimo. comodissimo, Sì, sì. cioè fai presto, te lo dai, poi te lo massaggi e poi cioè, veramente non ci credevo, ma si vede la differenza. Cioè, è fantastico. Oh, caspita, sì, guarda quanto Eh ammorbidisce la no, pelle dell'unghia. infatti. Anche lo smalto sembra un po' più lucido. Poi dire la verità, il tuo però è tutta un'altra cosa. Beh sì, dai, devi provarla anche tu. No, basta smalti dati in casa. Ci sono, mi sembra, 42 colori diversi di shellac, quindi ogni volta ti puoi sbizzarrire, poi ti fanno questi disegnini con lo smalto. Questi sono due strati di smalto, cioè quello sotto è questo chiaro, questo verde, insomma, più chiaro. Sopra c'è lo strato scuro e poi con un attrezzo abbiamo fatto l'incisione e ha creato questo disegnino. Affascinante, ero convintissima che fosse una cosa dipinta sopra. Sopra, infatti me lo dicono tutti, invece no, è proprio questa tecnica dei due strati e io non, cioè, sinceramente non pensavo si potesse fare, poi Assolutamente. forse con lo smalto normale non si può fare, ma con Con shellac shellac, sì. sì. Bello, poi sopra viene dato una mano di smalto trasparente, Sì, quindi. smalto trasparente, poi ti dico, cioè, dopo qualche giorno, se insomma, ti continui a dare questo olio, io all'inizio dicevo no, dai, provo, però invece questo me lo do varie volte al giorno, massaggiandolo così, cioè, sembra appena fatto lo smalto, cioè, sembra appena dato, proprio è fantastico, con tutte le pellicine intorno, che dopo che sono, non sanno benissimo, Sì, invece cioè, sembra, la infatti. mano proprio te la lascia molto più in ordine, cioè, veramente è bello. Ottimo, lo Sì, proverò, infatti te lo sicuramente. consiglio. Scegliamo molta, nel frattempo. Come hai cominciato? Ti ho richiesto, non mi ha fatto fare, ho avuto un momento in cui mi sono un po' fuori di mente. Sono indeciso, posso. Mi sembrano tanto quelli di un hotel. Cosa te lo fa pensare? Lo so. Siamo 1.000 euro? Così, li ho già visti, li avevano già visti. Ma chi sarà io? Oddio, Infatti questo però anch'io potrebbe vorrei andare. quello, anche l'ho guardato. Molto Grazie. natalizio, garofano e cannella. Ma così.
Ma no, comunque questa cosa della mostra di Picasso ce la dobbiamo organizzare, perché non dai, c'è questo corso che c'è il sabato e la domenica, che è organizzato secondo me da quell'associazione che manda sempre le mail a tutti, che fanno, non so esattamente che tipo, forse fanno teatro sensoriale anche, non so, sì. E allora fanno questo seminario gratuito, fra l'altro, quindi sono iscritti di corso naturalmente. No, e allora sì, domenica va lì, cioè, avrebbero paccato eventualmente, se proprio non potevamo far meno di andare il 9, ma... Cioè, ti dico, se andate il 29 o il 30, io ci sono, sia il sabato, perché sono a casa anche quel sabato lì. Ah, però, vabbè. Però, cioè, non vincolare, cioè, se tutti volete andare il 23, anche il 23 guarda, io sono sicuramente in negozio. Ok, guarda, io ti dico, per me è uguale, quindi sento anche da loro, ma... va bene, forse magari la gente che è via per l'ultimo, cioè, forse c'è anche meno... Infatti...